Intorno riposa la città. La strada illuminata si fa muta e, ornate di luci, frusciano via le vetture. Sazia di gioie diurne, la gente va a riposo e guadagni e perdite calcola una mente accorta e soddisfatta a casa sua. Vuoto di grappoli e fiori è il mercato laborioso e riposa di opere della mano. Da giardini una musica lontana. Forse è una musica d'amore, oppure un solitario pensa alla gioventù, a lontani amici. E le fontane, sprizzanti e fresche, mormorano tra le aiuole profumate. Piano nell'aria bruna risuonano chiare campane e un guardiano rammenta chiamandole le ore. Ora arriva anche un alito e muove le cime degli alberi e, guarda, di soppiatto arriva anche la luna, immagine umbratile della nostra terra. Viene la notte appassionata, piena di stelle, e, poco curante di noi, la luna splende e stupisce, straniera fra gli uomini, spuntando sulle cime dei monti, triste e magnifica. Non ti pare una meditazione felice sulla notte? Uno sguardo che va dalla terra al cielo, sempre mantenendo il contatto con l'osservatore. Ma prepara un bilancio sulla vita per cercare di riparare i fallimenti. Meditazione col segno di una contenuta felicità, certo. La parola d'ordine dei tempi di Hölderlin era: stiamo vivendo una profonda crisi. Hölderlin la pensa come Rousseau. La crisi era una crisi di civiltà. All'inizio c'è un'età dell'innocenza, poi una caduta rovinosa e all'orizzonte si vede però un riscatto. Francamente è un'idea che non mi piace. Mai saputo di un pensatore che sia stato anche un buon politico. Hölderlin dà un contributo per capire la crisi. Non è poco, ma non è la soluzione. Dunque, anche tu ammetti una crisi. Quale? Aperte le cateratte del cielo, e sprigionato lo spirito delle tenebre all'assalto dei cieli.
che della nostra terra ha fatto una Babele di lingue, sfrenate e tante, e rivoltolato sozzure fino a ora. Ma ciò che voglio io verrà con gli storni gridanti di gioia dalla Guascogna, dove son molti giardini, nell'amabile straniera terra degli ulivi, e le fontane su erbose vie, mentre deserto e indifferente il sole infuoca gli alberi nella valle, e si apre il cuore della terra, là dove i fiumi circondano la collina di querce, provenendo da una terra ardente, e dove la domenica, fra le danze, le soglie sono ospitali, nel silenzioso andare fra strade incoronate. Essi, infatti, sentono la patria, quando da falba pietra le acque zampillano argente e si mostra sacro verde sugli umidi prati della Charente, coltivando i sapienti sensi. Ma se l'aria si spiana e il nord-est aguzza loro gli occhi, soffiando teso, allora prendono il volo e, tappa dopo tappa, sentendo quel che è più caro, perché procedono a tratti molto brevi, vedono i sacri boschi e la fiamma profumata di fiori di quel che cresce, e lontane le nuvole del canto, e respirano l'aria dei canti. La conoscenza è cosa umana, però ne hanno una anche i celesti, e al mattino osservano le ore, e la sera gli uccelli. Dunque anche gli dèi ne hanno. Su via. Nell'epoca del mistero avrei detto con naturalezza che essi vengono in Germania. Ora però, poiché terra, paesi e mare sono come quegli uomini che non possono incrociarsi senza quasi maledirsi l'un l'altro e fra di loro, dico così. Credo di capire che con questi versi tu voglia dare una risposta alla mia domanda. È una risposta interessante e significativa. Però sposti il discorso. Non hai definito la nostra crisi attuale. Hai parlato della crisi dei tempi di Hölderlin e secondo Hölderlin. Forse è giusto così. Parlare di una crisi passata, già bella e risolta, può aiutare a capire il presente. Hölderlin accenna al diluvio universale, alla rivolta dello spirito delle tenebre, cioè di Lucifero, alla torre di Babele. Poi ricorda che non siamo più ai tempi degli auguri e degli astrologi, che arrivavano al senso interpretando voli di uccelli, posizione delle stelle, cose per le quali ritenevano di essere garantite dagli dèi in persona. La soluzione che lui vede possibile per la crisi dei suoi tempi ripropone una prospettiva, non voglio dire teologico-politica, ma almeno teologico-sociale. Le idee di democrazia provengono dalla Francia, da cui gli storni si levano in volo e vanno verso la Germania. Qui incontreranno, spera Hölderlin, una società civile, capace di esprimere un elemento spirituale, la cui prima sede è l'arte. È l'arte, ma anche il modo di predire specifico del poeta. Ti prevengo. Certo chiederai se possiamo accettare questa proposta alla lettera. Vicino e difficile da afferrare è il Dio. Ma dov'è il pericolo, cresce anche ciò che ci salva. Le aquile abitano al buio e senza paura i figli delle Alpi superano l'abisso su ponti leggeri. Perciò, poiché tutto intorno ci sono le vette del tempo e chi si ama abita vicino, languendo su montagne tanto separate, dacci tu, acqua innocente, dacci ali,
per volare di là e poi tornare, sempre fedeli. Dissi così, e un genio mi rapì da casa mia più veloce di quanto supponessi, e lontano, dove mai avrei pensato di arrivare. Brillavano nell'aria incerta, mentre andavo, l'ombrosa selva e gli struggenti torrenti della patria. Non conoscevo quelle terre, ma ecco in fresco splendore misteriosa, in un vapore d'oro, sorse come un fiore, crescendo rapidamente coi passi del sole e profumata di mille vette, l'Asia. Abbagliato cercavo qualcosa di a me noto, perché non ero di casa nelle ampie vie, nella terra in cui giù dal molo scorre il dorato pattolo e sorge il Tauro e il Messoggi, e pieno di fiori, un fuoco tacito, il giardino. Luminosa, brilla in alto l'argentea neve e testimone di vita immortale, su inaccessibili pareti cresce l'edera antica e sono sorretti da colonne viventi, da cedri e allori, i solenni, divini palazzi. Evidentemente trovate difficoltà in quella che per voi è la prospettiva generale di Hölderlin. Secondo lui c'è stato un passato dal senso immediato. Ci sarà un futuro in cui quel passato ritornerà. E in mezzo ci siamo noi col nostro presente, e cioè con l'obbligo dell'interpretazione. Ma, amici miei, non siate precipitosi. Io sono Diotima, e come tale il poeta mi fa morire presto, ahimè. Però alla donna in generale affida il compito di richiamare alla costanza, alla durata, alla fedeltà dell'amore questi uomini che non sanno star fermi e preferirebbero scorrazzare per ogni dove. Dunque io, Diotima, donna, dico donna, vi esorto a fermarvi e a riflettere su una cosa che non avete ancora detto. Non dimentichiamo quanta parte ha l'Eros in tutto questo. Certo, Diotima è morta. La sua sapienza amorosa indicava prospettive immani, mete divine e, a quanto pare, il presupposto era la morte. L'Eros indica la strada giusta, ma la indica con la morte di Diotima, molto più che con la sua vita. Luce dell'amore, appari tu anche ai morti, luce d'oro? Visioni d'un tempo più chiaro, splendete per me nella notte? Salute a voi, amabili giardini, e a voi, monti rosseggianti nella sera, e a voi, taciti sentieri del bosco, testimoni di celeste felicità, e a voi, stelle che guardate lassù in alto e che allora tanto spesso mi guardavate benedicenti. E tante volte ricordo ancora voi, pieni d'amore, bei figli del maggio, taciti gigli e rose. Sì, le primavere passano, un anno scaccia l'altro. In alternanza e lotta, lassù in alto scorre sonoro il tempo, al di sopra del capo mortale, ma non così per gli occhi dei beati. E a chi ama è donata un'altra vita. Tutti i giorni e gli anni delle stelle, Diotima, erano uniti intimamente, eternamente intorno a noi. E noi, uniti nella pace, come i cigni innamorati quando riposano sul lago, o cullati sulle onde guardano nelle acque in cui si specchiano le nuvole d'argento, così andavamo sulla terra. E se anche minacciava il nord, nemico degli amanti, preparando lamenti, e dagli alberi cadevano le foglie e nel vento volava la pioggia, tranquilli sorridevamo, sentivamo il nostro Dio nell'intimo colloquio. In un unico canto delle anime,
del tutto in pace con noi, soli come bambini e lieti. Ma ora la casa è per me un deserto. Mi hanno tolto gli occhi. Me stesso ho perduto con lei. Perciò vago qua e là e devo proprio vivere come le ombre, e tutto il resto, da tempo, mi appare insensato. Alla mia solitudine manca tutto ciò che è divino. L'idillio non c'è. Ho qualche diritto a dirlo, io destinata a fare la mia parte soprattutto da morta. Quel passato si rivela come ammasso di rovine. Ma dove sono i troni e i templi e i vasi ricolmi di nettare? Dov'è il canto gradito agli dèi? Dove son mai? Dove fioriscono gli uomini famosi, i principi della festa? Tebe è sfiorita e Atene. In Olimpia non strepitano più le armi, né i cocchi dorati delle gare, e nemmeno si incoronano più le navi di Corinto. Perché tacciono anche loro i sacri teatri antichi? Perché non c'è la gioia della sacra danza? Perché, non come prima, un dio segna la fronte dell'uomo, né imprime più il sigillo all'invasato? Forse egli stesso venne e prese forma d'uomo, compì e concluse consolante la festa celeste. Veniamo troppo tardi, amico mio. Gli dèi vivono, è vero, però sul nostro capo, lassù, in un altro mondo. Lì essi operano senza fine e paiono curarsi poco se noi viviamo. Tanto riguardo hanno di noi i celesti. Non sempre, infatti, ce la fa un debole vaso a contenerli. Solo ogni tanto l'uomo sopporta plenitudine divina. Sogno di loro è perciò la vita. Ma il vagare aiuta come il sonno, e la notte e il bisogno rendon forti, finché un sufficiente numero di eroi sia cresciuto nella ferrea culla, e come prima i cuori siano nella loro forza simili ai celesti, e allora vengono tuonando. Spesso però mi pare meglio dormire che starsene così senza compagno, aspettando così, non so che fare e non so che dire. E a che servono i poeti in tempi grandi? Però essi sono, tu mi dici, come quei preti sacri al dio del vino, che passavano di terra in terra, in sacra notte. Non è un passato al quale si possa rinunciare. Siccome è finito in rovina, siamo certi che non tornerà più. Quindi niente illusioni retrograde. Però è un passato da rielaborare, da pensare e da interpretare e fare nostro. Rovine? Certo, ma rovine concrete, rovine significanti. Quelli da interpretare sono segni, e sono segni solo se interpretati. Il fatto è che noi stessi siamo segni, senza ancora una lingua buona per l'interpretazione. Hölderlin vuole che interpretiamo la storia della natura, la storia umana e gli stessi fondamenti del nostro vivere civile, che per lui sono in primo luogo segni religiosi. Ma non mi stancherò di ricordare una cosa. La via che porta agli dèi passa per l'Eros.
d'accordo sull'eros. Ma in ogni caso, in Hölderlin ha un posto fondamentale la religione, una religione storica, positiva, per quanto personalmente interpretata. E allora, come la mettiamo con chi non ci crede? Ma si può dire religione, ma si può anche dire altro. L'importante è trovare un fondamento. Per esempio, essere consapevole di fare parte di una comunità e delle sue tradizioni. Allora, invece di religione, possiamo dire a valore il sentire prima del definire. Va bene così? Tempo addietro, a noi pare lungo, quando ascesero tutti coloro che avevano reso beata la vita, quando il Padre distolse dagli uomini il suo volto e incominciò giustamente la tristezza sopra la terra, quando da ultimo comparve un genio tacito, celeste consolatore, che proclamò finito il giorno e poi scomparve. Il coro dei celesti, come segno d'essere stato qui e che ritornerà, lasciò alcuni doni di cui potessimo godere umanamente, come al solito, poiché il massimo, unito allo spirito, sarebbe troppo per la gioia umana. E oggi mancano ancora gli animi forti per le gioie supreme, però in silenzio sopravvive gratitudine. Il pane è frutto della terra, però è benedetto dalla luce e dal tonante Dio viene la gioia del vino. Perciò con questi doni ci rammentiamo dei celesti che sono stati qui e torneranno al momento giusto. E perciò con serietà cantano i cantori il Dio del vino e non come pensiero vano risuona la lode per l'antico. Se sopra gli uomini in cielo c'è guerra e le lune si volgono violente, allora il mare si infuria e i fiumi si scavano a forza un cammino. Ma sono perfidi cammini. Come cavalli, infatti, rompono il passo gli elementi imprigionati e le antiche leggi della terra. E c'è sempre voglia di sfrenatezze. Qui si muove tutto. C'è ribellione in cielo, l'arcangelo Michele contro Satana. E ha le sue conseguenze sulla terra. Un segno siamo noi, non interpretato. Non sentiamo dolori e quasi abbiamo perso la lingua in terra estranea. Bellissimi versi, non c'è dubbio. Ma è una partenza disastrosa. Se all'inizio siamo senza lingua interpretante, chi garantisce che ne troveremo una? Per poter cominciare a interpretare c'è bisogno di una qualche ricomposizione iniziale e poi di una qualche prospettiva. Chi la garantisce così, dal nulla? Ma intanto abbiamo una tesi ferma, nostra o di Hölderlin che sia. Io la faccio mia volentieri. La tesi è che l'interpretazione non può essere sfrenatezza, non può andarsene dove le pare, altrimenti saremo alla lotta di tutti contro tutti. Bisogna anche dire che Hölderlin ha modificato il suo modello, almeno in parte.
credi che le cose debbano andare come allora? I greci vollero fondare un regno dell'arte, però trascurarono la dimensione della patria. Così la Grecia, bellissima, perì miseramente. Ora, però, le cose stanno in altro modo. Il modello estetico non conserva il primato. Al contrario, esso non basta per fondare una comunità. Occorre integrare la dimensione dello Stato e delle istituzioni. Possiamo anche trovarci d'accordo nel dire che per fare una ricerca universale bisogna innanzitutto personalizzare un'esperienza specifica. Ma perché l'esperienza di una mancanza? Questo non lo so. Può darsi che la memoria di perdita sia una spinta più potente delle altre. Per me, e parlo solo per me, l'esperienza di una realtà limitata ma positiva può essere una spinta sufficiente per allargarsi all'universale. Ma questo cominciare da una catastrofe significa che Hölderlin sta da una parte concreta, con la cultura precisa sua e del suo tempo. In questo caso poi condivide le idee dei romantici sulla memoria e quindi condivide la stessa idea di crisi. Non vorremmo farne una questione filologica, spero. A noi interessa sapere chi è Hölderlin per noi. Il problema della sensatezza si pone in questo modo come in un altro. Hölderlin ci si presenta come interlocutore concreto, preciso e precisamente definibile. Dal quale, dunque, anche di sentire. Certamente, ma coinvolgente. La catastrofe iniziale può non convincere. Ma la descrizione, devi concedermi, di una vita senza idillio è una cosa seria. Nei suoi momenti peggiori, la vita pare perdere la testa. Questo pericolo c'è sempre, lo sappiamo tutti. Mi sembra ovvio ammettere un pericolo permanente e una permanente necessità di trovare la sensatezza, perfino volgendo al meglio quella stupidità o insensatezza in cui siamo capitati. Sono d'accordo con Hölderlin quando dice che il senso va conquistato qui e ora, non rimandato alla fine dei tempi. La sua stessa ipotesi sulla fine dei tempi serve a garantire l'interpretazione che ci serve al momento. Oggi costa un po' di fatica accettare questo razionalismo, questo cercare il senso dentro quel che pare non aver senso. Ripeto le tue parole. A non stare attenti, ci ritroveremo nel provvidenzialismo. Però appare la soluzione più convincente, a patto, certo, di non sforzarla. Sarà meglio lasciarla un po' generica, perché il giorno e l'anno in cui l'irrazionale mostrerà il suo lato di razionalità, non c'è nessuno che possa stabilirla in anticipo. Forse restano vaghi, vaghi per sempre. Questi presupposti sono talmente concreti, adesso sono io a ripetere le tue parole, che mi pare servano a poco per vivere correttamente la realtà nostra, questa qui, l'oggi. Sono presupposti troppo legati a lui e al suo tempo. Ma Francoforte, a parlare secondo quella forma che è calco della natura, cioè la forma dell'uomo, è l'ombelico del mondo. Il nostro tempo è tempo anch'esso, tempo del tedesco splendore. Mio è il discorso sulla patria, nessuno me lo tolga. Così anche la croce è un diritto del falegname che ne è colpevole. Ma che la patria non ci diventi un piccolo spazio. Una collina incolta sta sul declivio dei miei orti. Ciliegi,
Un vento teso soffia tra le fessure delle rocce. Qua io sono tutte le cose insieme. Meraviglioso, fra le sorgenti, si piega snello un noce e bacche come coralli pendono dal cespuglio su canne di legno. Prima erano di grano, ora però, va detto, fino a far dolere il naso, sale il profumo dei limoni e degli olivi provenzali. Questa gratitudine e naturalezza me l'ha data la Guascogna. Hölderlin deve valere anche per me, che non sono né tedesco né di Francoforte. Del resto non so proprio quali e quanti tedeschi sarebbero d'accordo, oggi come allora, nel vedere in Es spricht die Schwäbin. Mein ist die Rede vom Vaterland. Dies neide mir keiner. La poesia non è scindibile dalla sua lingua, è vero, ma deve parlare anche oltre quella. Tuttavia, io ribadisco che quel riferimento a Francoforte si può prendere come amore per la concretezza. Per parlare del concreto occorre essere precisi e perciò limitarsi. Io lo prendo come un monito all'interpretazione. Deve essere concreta anch'essa. Ma se l'interpretazione è concreta, se deve trattare di oggetti corposi e quindi arrivare a risultati altrettanto corposi, rischia anche di trovarsi in disaccordo con Hölderlin, come appunto nel caso di Francoforte, l'hai appena detto. D'altra parte, la forza delle sue immagini non deperisce con le interpretazioni. Le immagini comunicano innanzitutto se stesse, ma comunicano anche idee. Noi, lettori di oggi, dobbiamo anche riflettere sulle idee. Formuleremo giudizi su quelle idee, positivi oppure negativi. Una stroncatura delle idee potrebbe farci dimenticare le immagini, quelle immagini. Questo rischio indubbiamente c'è, io lo ammetto. Non per questo useremo riguardi. Hölderlin vuole sintetizzare la cultura tedesca con quella francese, che per lui significa il nuovo, cioè le conquiste della rivoluzione. Lasciamo stare che quando parla di rivoluzioni in modo esplicito parla solo di rivoluzioni fallite, come in Corsica, come in Grecia. Piuttosto mi pare interessante questa contraddizione fra ideali che bisogna mantenere e realtà che li impoverisce. Ma Hölderlin vuole anche sintetizzare l'antico con il nuovo e il nuovo realizza e supera l'antico. Lo spirito non è a casa sua in principio, non lo è alla fonte. La patria lo consuma, lo spirito ama la colonia e un coraggioso oblio. Lui che è sfinito, lo rallegrano i nostri fiori e le ombre dei nostri boschi. Il castello è lì, dove, procedendo da Vienna, di fianco, verso nord, piega la montagna ben forgiata. Procedendo dal massiccio, dove sull'alto prato sono i boschi e i pastori sulla piana bavarese. Infatti le montagne si prolungano e si estendono dietro Amberg e le colline della Franconia. Celebre cosa è questa. Non a caso uno ha piegato di lato i monti volgendoli da quelli della gioventù verso la patria, perché per lui sono natura selvaggia le Alpi e i monti che tagliano le valli e si prolungano per la terra. Ma lì stormiscono sopra vette aguzze alberi festosi. È stabilito, è bene così. La storia della natura ha un capitolo tutto particolare.
quello dedicato alla materna terra natale, ai legami fisici, corporei, affettivi, familiari. E c'è la storia umana, a cominciare da quella del nostro tempo. Hölderlin ha un grande amore per il vivere civile e noi non saremo da meno. Come però l'amore? Luce del sole vediamo sul terreno e secca polvere e profonde e patrie le ombre dei boschi. E il fumo fiorisce sui tetti, tra l'antica corona di torri, nella pace. E perse nell'aria trillano le allodole, e nel giorno pascolano ben guidate le pecore del cielo. Piacciono infatti i segni del giorno, se l'anima in lontana diatriba ha ferito un dio. Poiché la neve, come mughetti, significando il nobile, dovunque questo sia, brilla sul prato verde delle Alpi, a mezza costa, lì, dove parlando della croce posta un dì per i morti, sull'alta strada va eroso un viandante, profetando insieme all'altro. La vita civile è litigiosa, ma i litigi hanno senso ogni qualvolta guardino al futuro, se progettano, e progettano cose valide per tutti. Accanto al fico è morto a me il mio Achille e giace Aiace nelle grotte del mare, sui ruscelli prossimi allo scamandro. Alle tempie è un mugiare, secondo salda consuetudine dell'inconcussa Salamina. Aiace è morto da grande fra stranieri, Patroclo invece nella corazza del re, e anche molti altri sono morti. Ma sul Citerone c'era Eleutera, la città di Mnemosine. Si spogliò del mantello il dio, e il dio e la sera sciolsero anche a lei le chiome. Gli uomini conservano, possiedono l'esperienza della morte, ed è un'esperienza da non dimenticare, è perfino un privilegio. La stessa memoria si basa sulla morte. La memoria è condizione di una vita sensata. Per questo la vita sviluppa forme adeguate alla memoria. In primo luogo, quelle dell'arte. La sensatezza è la vera patria, quella che unisce la natura alle istituzioni. La felicità è mettere insieme sia il senso della storia, che quello della natura parlante e della verità generale. Ma queste sono conquiste, conquiste da ripetere ogni giorno, perché ogni giorno sono a rischio. Le tragedie le risolve l'amore e quella dimensione massima dell'amore che per Hölderlin sono le arti dell'amore, della conoscenza e della memoria. Non per nulla l'inno di cui sembrate preferire le parti tragiche è dedicato a Mnemosine, la memoria, madre delle arti. E morirono molti altri, di mano propria molti tristi, con feroce coraggio, ma costretti infine da un dio. Altri invece, secondo il loro destino, sul campo. L'errore e le sue tragedie sono sempre in agguato. Necesse est enim ut veniant scandala. Verum tamen ve homini per quem scandalum venit. Non gradiscono infatti i celesti se uno moderando l'anima non si controlla, ma non può altrimenti. Condivide la sua colpa il lutto. L'eco, la memoria, il lutto non dimenticheranno mai l'errore, anzi saranno solidali con l'errore, sempre ammesso che vogliano essere umani. Noi non siamo superiori all'errore, mai e in nessuna manifestazione.
ma poi c'è la grande apertura. L'eros non muore. La bellezza e la saggezza, riassunte dal tuo nome, Diotima, preparano la riconquista. Voglio ringraziarvi, celesti. Infine, dal petto sollevato, si effonde la preghiera del cantore. E un Dio mi parla, ravvivandomi dall'interno del tempio, come quando con lei, ero sulla cima assolata. Sì, voglio vivere. Tutto rinverdisce. Come da sacra lira viene dalle argentee vette d'Apollo un richiamo a proseguire. Su via, è stato un sogno. Le ali sanguinanti son già guarite, ringiovanite tutte le speranze. Ci sono cose grandi da trovare, molte ancora. E chi ha tanto amato va, non può altro, va sulla strada che porta agli dèi. Invano nascondiamo il cuore in petto, invano freniamo il coraggio, maestri e discepoli, perché chi vieterà, chi frenerà la gioia? Anche il fuoco divino ci spinge notte e giorno alla partenza. Vieni, dunque, a guardare lo spazio aperto, a cercare quel che è nostro, per lontano che sia. Certa è una cosa, sia mezzo del giorno o della notte, sempre c'è una misura comune a tutti. Però ciascuno ha anche la sua propria. Ognuno parte e arriva dove può. La festosa follia, quando cala improvvisa sui cantori in una notte sacra, può farsi beffa delle beffe. Via verso l'istmo, dove mormora il mare aperto contro il Parnaso, e la neve avvolge di splendore le rocce delfiche. Via verso l'Olimpo, sulla vetta del Citerone, sotto gli abeti e i tralci, mentre in basso mormano Tebe e Ismene nel paese di Cadmo. Da lì viene, e verso lì fa segno il Dio Venturo. Soffia il nord-est, a me il più caro fra tutti i venti, perché promette ai naviganti sole ardente e felice viaggio. Va, dunque, e porta i miei saluti alla bella Garonne e ai giardini di Bordeaux, dove il ponte va su aguzza riva e il ruscello precipita nel fiume, guardati da nobile accoppiata di querce e gattici. Me ne ricordo bene, e come gli olmi chinano le ampie cime sul mulino, mentre nel cortile cresce un fico. Di festa le brune donne vanno laggiù sul serico terreno di marzo, quando la notte e il giorno sono uguali, e sopra lenti ponti, grevi di sogni d'oro, passano arie cullanti. Porgetemi il calice profumato, pieno di buia luce, ch'io possa riposare, che sarebbe dolce il sonno sotto l'ombra. Non è bene essere privi di pensieri mortali. Bene, invece, è parlare fra noi
e dire quel che pare al cuore, udire molto dei giorni dell'amore e delle imprese compiute. Ma dove sono gli amici, Bellarmino e il compagno? Qualcuno si vergogna d'andare alla fonte, infatti la ricchezza incomincia nel mare. Come pittori essi raccolgono il bello della terra e non disdegnano la lata guerra, né l'abitar da soli interi anni sotto l'albero spoglio, dove non rischiarano la notte le feste di città, il suono di strumenti e le usate danze. Ma ora gli uomini sono andati verso le Indie, là sull'ariosa vetta dei vigneti, da cui scende la Dordogne, e insieme con la splendida Garonne, in mezzo al mare si sperde la corrente. Il mare prende e ridà memoria, e anche l'amore fissa con zelo gli occhi. Però quel che permane lo fondano i poeti.